Buonasera a tutti, io sono Elisa Scarano e attualmente ricopro la carica di consigliera di zona 6 e sono anche presidente della commissione ambiente, verde e arredo urbano. Fare il consigliere di zona porta tante soddisfazioni, ma bisogna dire porta via anche tanto tempo, quindi questo bisogna dirlo ai futuri candidati. Io ho avuto l'onore di essere la presidente della commissione ambiente e quando prima la vice sindaco parlava di sogni, devo dire che di sogni ne abbiamo realizzato un po'. Noi siamo la zona con più giardini condivisi, ne abbiamo 7. Giardini condivisi vuol dire riportare alla luce delle zone che prima erano abbandonate, non usufruite all'uso pubblico. Ora abbiamo dei bellissimi giardini dove le persone possono andare lì e trascorrere il loro tempo libero. Siamo la prima zona d'Italia, diciamo la prima città d'Italia che avrà prossimamente un giardino che sarà per i gatti e per gli umani, su Minavigli, vicino al parco Baden-Powell. Quindi questo pure è stato un sogno, è venuta questa associazione e ha detto noi vorremmo realizzare un parco per i gatti e gli esseri umani. Va bene, abbiamo collaborato e avremo questo parco che è sicuramente un qualcosa di innovativo. Ma oltre a questo sappiamo che attraverso le zone abbiamo avuto anche dei problemi, perché comunque non sempre abbiamo avuto riscontro a quelle che sono state le nostre istanze. Io mi sono battuta tantissimo per le barriere architettoniche. Vi posso dire che ancora in zona abbiamo delle situazioni veramente da Striscia la Notizia. Abbiamo il Ponte Don Milani dove c'è lo scivolo all'entrata per i disabili e non abbiamo, è arrivato percorrendo il Ponte Don Milani arrivando all'uscita si ritrova un marciapiede da 50 cm e di queste situazioni ne abbiamo tantissime per la nostra zona. Questo vuol dire limitare veramente la libertà di movimento di tantissime persone, non è un problema da sottovalutare e noi come zona avevamo fatto una delibera molto importante, avevamo chiesto che una parte abbastanza importante degli oneri di urbanizzazione venissero inseriti proprio per abbattere le barriere architettoniche. Oltre a questo ci tengo a ricordare che vabbè, io vengo dal Partito dei Verdi e faccio parte dell'associazione Verdi Ambiente Società, quindi per noi un punto fondamentale è sicuramente l'ambiente ed è un qualcosa che vogliamo apportare a questa lista civica. Non siamo Beppe Sala ancora, ci dobbiamo un po' affezionare come sindaco a Beppe Sala, però sicuramente abbiamo seguito con valore il lavoro che ha fatto l'assessore D'Alfonso, quindi ci siamo avvicinati a questa lista, diciamo, grazie a lui. Per quanto riguarda l'ambiente sono contenta che in questi giorni, proprio di oggi, è la notizia che la Camera ha approvato la legge sugli sprechi alimentari, quindi ci sarà questa nuova legge che aiuterà tutte le persone che vogliono donare il cibo, li aiuterà anche levando loro la spesa per quanto riguarda la tassa sui rifiuti. La destra, si diceva che Parisi è un candidato molto forte. Sì, sicuramente forte, ma in questi giorni è uscita quella bellissima, tra virgolette, foto di lui insieme a Albertini e io voglio ricordare che Albertini a Milano ha veramente sotterrato questa città e quindi questo dobbiamo ricordarlo ai cittadini milanesi, ricordandolo facendo degli esempi chiari, perché io abito di fronte all'ecomostro, mi piace chiamarlo così perché è così, di Piazza Maggi ed è stato Albertini a farlo, un mostro dove non è stato risolto il traffico e oltretutto ci sono stati molti scippi. Mi piace l'idea del sogno che è stato lanciato e quindi continuiamo a sognare e lanciamo un programma per avvicinare i cittadini. Io sono sempre stata una persona che ha creduto nelle municipalità, credo che dobbiamo portarle avanti, però dobbiamo trovare un modo anche unico di curare la città, perché il problema che abbiamo notato noi soprattutto delle zone un pochino più periferiche è proprio un modo diverso di curare le varie parti della città, quindi sia le varie zone sia le municipalità, ma anche un modo unico di curare la città, perché non è possibile che anche il Naviglio, abbiamo un Naviglio bellissimo, io abito vicino al Naviglio Pavese verso la zona 5 e lì anche le ringhiere cadono a pezzi, è uguale a quello di Porta Genova, come mai viene curato in altro modo, non si capisce. Comunque a parte questo io vi ringrazio veramente, sicuramente ci saranno altre più cose da dire, non era neanche previsto il mio intervento, ma volevo giusto presentarmi, quindi grazie a tutti.